Siamo molto contenti di avere qui Giuseppe Catozzella, dicevo, e così contenti che lascio subito la parola a Matteo Quinto che lo possa introdurre così da far cominciare al meglio la serata. Grazie ancora e buon divertimento. Grazie mille Alessandro, siamo qui con Giuseppe Catozzella, scrittore, giornalista, in particolare è autore di poesie, racconti, reportage. Tra i romanzi scritti da questo autore, ricordo Espianti, Alveare, Non dirmi che hai paura, che nel 2014 vince il premio Strega. E in seguito poi Il grande futuro e Tu splendi e ora questa sera parleremo di Italiana, edito da Mondadori. Non riassumo il libro, diciamo la trama del libro, vi indico solo un attimo l'argomento. Questo ro romanzo ruotato, cioè, riguarda la vita di Maria Oliverio, che è stata l'unica donna ad avere diciamo, a guidare un gruppo di quelli che vengono definiti appunto dal Neo Regno d'Italia, briganti, nel senso che non è stata semplicemente la compagna di uno dei membri di una banda, ma è stato un membro effettivo della banda, partecipando alle azioni e avendo un ruolo quasi, diciamo, dominante nella banda, nel senso che lei è il marito. Erano le figure più importanti di questa banda, quindi diciamo non tanto l'unica brigantessa, ma l'unica brigantessa effettivamente all'interno di uno di questi gruppi in modo attivo. Lancio alcuni spunti di riflessione, vorrei chiedere alcune cose all'autore, dopodiché, se qualcuno vuole intervenire lanciando un'idea, uno spunto, facendo una domanda, credo Marta debba alzare la mano, giusto? In modo che venga aperto l'audio e possa appunto porla. Quindi non parleremo solo no noi due tutta la serata, semplicemente alcuni spunti che mi sono segnato leggendo questo libro e dopodiché naturalmente permetteremo a chi vuole di alzare la mano. Allora, la prima cosa che secondo me può essere su cui secondo me è interessante riflettere è questa. Allora, cioè il libro in copertina riporta la dicitura romanzo, cioè spesso da studioso di letteratura spesso ci si chiede qual è il genere dell'opera, di solito ci sono anche discussioni piuttosto accanite su alcune opere di che genere scrivere. In questo caso in realtà l'autore o l'editore, comunque penso l'autore fosse d'accordo, in copertina troviamo la dicitura romanzo, cioè questo è esplicitamente un romanzo. Dopodiché però poi all'inizio il paratesto dice che la storia narrata in questo romanzo, basata su documenti, è realmente accaduta. Eventi e personaggi narrati sono da considerarsi reali e non frutto della fantasia dell'autore. Quindi, secondo me, la prima cosa che può essere molto interessante, molto utile, è riflettere sul rapporto tra queste tre cose, cioè la realtà, il romanzo e in realtà una forma che vuole essere documentale o documentata. Quindi volevo chiedere appunto questa cosa che mi sembra assolutamente fondamentale prima ancora di parlare poi dei contenuti, ovviamente, ma il punto di vista da cui farlo mi sembra molto importante. Allora, buonasera a tutti, quelli a voi, e grazie dell'accoglienza, grazie insomma, a tutti voi, ad Alessandro, a Matteo, per questa bella chiacchierata che faremo. Allora, hai subito messo diciamo, il dito diciamo, su uno dei punti centrali, secondo me, che è appunto il rapporto tra realtà e invenzione, diciamo così, no? E questo è ovviamente uno dei punti fondamentali della letteratura, ma fin dal principio. No, se pensiamo, per esempio, ad Omero, beh, lui nei suoi poemi racconta fatti realmente accaduti e la letteratura non poteva che presentarsi come appunto canto, racconto del mito generato da fatti realmente accaduti. Saltando di migliaia e migliaia di anni, nel nostro DNA di italiani
noi abbiamo quindi della, non soltanto nel nostro DNA letterario di italiani, ma proprio nel nostro DNA di italiani, perché sta dentro la nostra lingua. Noi abbiamo il romanzo fondamentale della nostra tradizione, che è I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che è dichiaratamente un romanzo che appunto fin dalle premesse gioca sul rapporto proprio tra realtà e finzione, no? Lo sappiamo, Alessandro Manzoni, che impiega 20 anni a scrivere I Promessi Sposi, seguendo uno degli intenti di creare, ambiziosissimi di creare, una lingua italiana comune laddove non esisteva neppure nell'elite, neppure nella classe intellettuale, neppure appunto tra gli intellettuali, dal Piemonte alla Sicilia si parlava lo stesso italiano. Insomma, figuriamoci per quanto riguarda il popolo, no? Eravamo, come dire, divisi in una miriade di dialetti che oggi si sentono in una miriade di accenti differenti con cui la nostra lingua è parlata. Ma insomma, la questione del rapporto tra realtà e finzione letteraria è questione fondamentale. Io, nei miei libri, per esempio, Nabokov diceva che realtà è l'unica parola che occorre scrivere tra virgolette, no? E in questo modo lui piombava di nuovo con tutti e due i piedi dentro il paradosso della letteratura. Quello che intendeva Nabokov è che non esistono storie se non dopo che sono state raccontate. Solo dopo che sono state raccontate si può supporre che le storie raccontate fossero precedentemente reali. Quindi Quindi in lui. qualche modo questo romanzo va inteso quindi come con un rapporto, diciamo, nel senso ovviamente non è un reportage, perché non è di quel il genere che attualmente viene definito, diciamo, non finzione, poiché ovviamente essendo in prima persona, nella non finzione adesso si parla di un narratore nascosto in terza persona e i pensieri dei personaggi devono essere riportati, quindi in questo caso invece è scritto in prima persona, quindi sicuramente non può essere inteso come un genere non finzionale, però il rapporto, cioè bisogna anche tenere presente leggendolo che non è un romanzo semplicemente verosimile in cui uno immagina che potrebbe essere No, esistita. anzi, è proprio un romanzo, appunto, arrivavo al mio caso, è proprio un romanzo in cui sostanzialmente nulla è inventato, cioè tutti i fatti sono presi da un lunghissimo lavoro fatto sui faldoni dei processi alla protagonista di questo romanzo, cioè sui faldoni dei processi in cui Maria Oliverio è stata imputata dal 1864 al 1875. I faldoni di questi processi, che sono depositati nei nostri archivi, nell'archivio di Stato di Roma, nell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma, nell'archivio di Stato di Cosenza, tra l'altro cito sempre il fondamentale lavoro del più grande storico della figura di Cicilla, che si chiama Peppino Curcio. Questi faldoni sono un incredibile, meraviglioso romanzo collettivo di quello che noi italiani eravamo proprio negli anni in cui, il nostro paese nasceva. Quindi quello che io ho fatto è stato mettere insieme l'esistenza di Maria Oliverio attraverso gli atti dei suoi processi, quindi con testimonianze sue, testimonianze della famiglia, testimonianze degli amici, diciamo così, testimonianze di tutti i vicini di casa, quindi mettere insieme la sua esistenza, e perché naturalmente dentro la sua esistenza e dentro quella di suo marito Pietro giaceva incredibilmente una verità del modo in cui il nostro paese è stato creato, ma ho raccontato questa storia con la sua voce, o meglio, è stata lei a impossessarsi della mia, e evidentemente, cioè, probabilmente 160 anni dopo, aveva voglia di raccontare la sua storia. Però
Quindi l'impronta, diciamo, romanzesca, letteraria, è dichiarata fin dalla prima parola, essendo un romanzo in prima persona e non essendo io Mario Oliverio. E però contemporaneamente nessun fatto di questo romanzo è invenzione, tutti i fatti sono documentali. Secondo me è rilevante anche proprio a livello non solo, diciamo, narrativo e di immedesimazione nella lettura, però è importante anche a livello proprio, diciamo, etico e storico, nel senso ricordarsi che comunque si sta parlando appunto di fatti reali, di una persona che è realmente esistita, di una vita che al di là del suo valore individuale ha avuto anche un peso nel contesto sociale e storico che appunto non è di semplice invenzione. Se per lei va bene, parlerei un secondo prima del contesto per poi magari specificare la figura, cioè il romanzo è ambientato diciamo tra prima e dopo l'Unità d'Italia, nel senso l'evento chiave ovviamente è l'unificazione d'Italia. Al di là di quello che secondo lei è stato questo periodo, però volevo mettere l'attenzione su due o tre cose. Il primo è sicuramente il tema del finto cambiamento che richiama sicuramente il Gattopardo, quindi una tradizione molto solida, ma il romanzo è veramente efficace nel descrivere come fosse in qualche modo necessario prima un avvicinamento dei garibaldini ad alcuni, diciamo, personaggi rilevanti della società borbonica. E come poi questo abbia creato il fatto che una specie di un tradimento di questi ideali, e alla fine quello che succedeva prima nel nome di un re succede dopo nel nome dell'altro re, ma sostanzialmente, pur avendo cambiato radicalmente la forma istituzionale, in realtà nell'ambito economico, sociale, non si cambia nulla. Quindi, però, il romanzo è molto efficace. Quindi, da una parte, questo tema. E dall'altro, invece, però, questo non lo pongo come quesito, non mi. Ho visto in qualche modo, sicuramente ovviamente, la rappresentazione problematica del fenomeno del brigantaggio, perché da una parte ovviamente, dalla parte di vista del neonato Stato d'Italia, ovviamente si parla di briganti, di persone che hanno un intento eversivo nei confronti dello Stato, dall'altra parte però il romanzo non giustifica il brigantaggio in sé, ma spiega come per loro invece si tratti di una guerra civile, spiega addirittura come per i personaggi non sia un opporsi a uno Stato che non volevano, ma i personaggi, la maggior parte, sono o garibaldini veri e propri o comunque simpatizzanti, cioè personaggi che fino a poco prima lottavano per l'unione con l'Italia, cioè sono in qualche modo patrioti italiani delusi, quindi non sono persone che si opponevano. E mi chiedo se è voluto, o l'ho visto io, un possibile paragone con la letteratura resistenziale, laddove non solo nella configurazione generale, cioè una moto di ribellione che è visto da alcuni, cioè da chi ovviamente stava dalla parte dei repubblichini come versione, quindi non solo questo dilemma morale, ma anche il rifugiarsi in montagna, la connivenza con la popolazione civile, cioè ci sono tante caratteristiche secondo me simili. Non sto paragonando i fenomeni storici perché non è il mio ambito assolutamente, ma a livello narrativo, secondo, non so se l'ho visto io o se è voluto, il richiamo al mondo resistenziale è fortissimo. E No, problematico perché questi sono in realtà briganti dal punto di vista dello Stato italiano. ma certo, ma infatti, come dire, in italiana io gioco un gioco molto difficile, naturalmente, perché innanzitutto racconto per la prima volta nella nostra letteratura la guerra civile italiana, Esatto, che è il termine stata, che è una guerra pagina. civile, è vero, è vero. Guerra civile è usato spesso e hai ragione, scusi, poi non la interrompo più, però veramente è un termine centrale, perché con la resistenza, la definizione della resistenza come guerra civile ce n'è voluto perché fosse tranquillamente, un'etichetta tranquillamente usabile. Eh certo, e qui è la stessa cosa. La guerra civile italiana, che ha contrapposto il nord e il sud del nostro paese per 5 anni, dal 1861 al 1866, è una pagina completamente rimossa dalla nostra storia collettiva nazionale. E come tutti i rimossi, però, ci vive dentro e da dentro segretamente ci comanda. Quindi una delle sfide di questo romanzo era appunto raccontare una pagina nascosta della nostra storia,
Cioè il fatto che per 5 anni centinaia di migliaia di soldati, di cacciatori delle Alpi, ex cacciatori delle Alpi che avevano combattuto con Garibaldi a nord per liberare il Lombardo-Veneto dall'Austria, bersaglieri, soldati dell'esercito regio, carabinieri provenienti dal nord, centinaia di migliaia, abbiano combattuto sui boschi, nelle montagne, dalla Sicilia all'Emilia-Romagna, perché poi il cosiddetto brigantaggio, cioè quello che appunto è passato alla storia come brigantaggio, in realtà è stato un fenomeno molto esteso anche geograficamente, quindi non soltanto confinato nel nostro sud, ma anche naturalmente nel centro, laddove c'era lo Stato Pontificio, oggi ci sono naturalmente il Lazio, le Marche, un pezzo di Toscana, eccetera, i Granducati, ed arriva fino all'Emilia-Romagna. Quindi questo, per rappresentarlo, tu vedi bene, allora ci sono certamente delle similitudini che non sono ovviamente similitudini storiche tra, diciamo, parliamo di letteratura, la letteratura insomma della seconda che ha seguito la seconda guerra mondiale e quella che racconto io, ma tu vedi bene, perché io per raccontare questi fatti, per esempio, in fondo al libro cito un autore che per me è stato molto importante, che è Mario Rigoni Stern. Mario Rigoni Stern, vedi che è uno che ha fatto la resistenza, contemporaneamente uno che conosce bene i boschi e conosce bene le montagne. E quindi, per esempio sì, ci sono sicuramente dei punti di contatto, ovviamente non storici, però soprattutto ciò che accomuna, diciamo, tutti e due questi grandi momenti della nostra storia è il grande impeto ideale. Il fatto anche appunto, la complessità della diversità degli elementi in campo, nel senso che nel romanzo emerge bene come le bande sono composte da persone che alcune desiderano, pongono questioni personali, altre persone anche questioni sociali, alcune per esempio vogliono una rivoluzione, vogliono le promesse di Garibaldi approvate, vogliono una rivoluzione diciamo del rapporti nell'ambito rurale, e anche in questo caso un paragone con la resistenza, laddove c'era chi voleva semplicemente scacciare i tedeschi, chi invece voleva una rivoluzione che in quel caso era l'ideale comunista. Anche in quel caso la domanda che cosa vogliamo, cioè vogliamo semplicemente scacciare i piemontesi o vogliamo una rivoluzione profonda della società dalle sue basi, anche questo è un richiamo che secondo me nel libro lega i due mondi. Assolutamente, ed è di nuovo un aspetto inedito mai raccontato davvero del nostro processo di unificazione. Cioè, il fatto che la guerra civile italiana, quella che racconto io, sia stata rimossa, comporta il fatto che tuttora il nostro paese al suo interno ne contenga due, con le rispettive fazioni. Le rispettive fazioni sono, da un lato, i cosiddetti neoborbonici, cioè coloro che dicono, ma no, si stava meglio prima, il sud stava meglio sotto il regno delle due Sicilie. Dall'altro invece, diciamo così, i realisti che dicono, ma no, tu sostanzialmente il processo di unificazione è stato sostanzialmente un processo naturale, avvenuto quasi senza trauma, e i briganti sono stati esclusivamente dei criminali comuni. Entrambe queste posizioni sono storicamente false. Quindi la mia metodologia è stata proprio, oltre naturalmente a un lunghissimo lavoro di documentazione storica e di storia sociale, quindi attraverso la diaristica, attraverso le lettere, attraverso tutti i materiali legati alle battaglie, alle guerre, attraverso fotografie appena se ne sono date disponibili, eccetera. Io mi attengo ai faldoni del processo, in modo da non rischiare di incorrere in nessuna delle due fazioni.
Quello che viene fuori da questa, da questo romanzo è proprio la natura, diciamo così, politica di quel grande movimento, che ha anche, appunto... Anche perché il romanzo è in prima persona, quindi i pensieri riportati sono quelli del personaggio, nel senso è la sua posizione, è la creazione della sua coscienza storica, quindi in qualche modo è ovviamente di parte il punto di vista interno della narrazione coincidendo con quello di un personaggio, ovviamente non può... Ah beh, questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, chiaro che sia la sua parte, però ripeto, la sua parte è messa insieme attraverso appunto i faldoni dei processi, quindi con gli interrogatori del generale Sirtori. Dunque, con dei dati di fatto che emergono da tutte e due le parti, attraverso le quali emergono proprio dei fatti. Tra questi fatti... Cioè... Ricordavo solo magari a qualcuno che non ha letto il libro e sta seguendo, che essendo appunto in prima persona non è un resoconto storico in terza persona in cui tu ti do il tuo, visto che mi dai, in cui tu discuti queste posizioni, ma ovviamente è una narrazione da un narratore interno, quindi nel romanzo non è che lei può porsi dentro, sì, non so come dire, cioè, noi vediamo cosa Sirtori dice a lei, nel senso come lei riporta le parole, quindi in qualche modo ricordavo a tutti che stiamo parlando non di un libro di storia, ma di un romanzo scritto in prima persona, quindi per forza no, ma infatti adesso da diversi punti di vista, ma visti sempre da lei. Certo, adesso stiamo parlando del contesto storico. Ovviamente il romanzo è la storia, sostanzialmente è la storia di una donna, anzi di una bambina, poi di una ragazza e poi diventa donna che trova dentro di sé la forza di combattere per la propria liberazione. È la storia di una donna che trova dentro di sé il coraggio di inseguire il sogno della propria liberazione e contemporaneamente di inseguire il sogno della liberazione di un paese. Quindi questo è la storia, e se vogliamo è anche la storia di un amore feroce, della storia di un rapporto tra due sorelle. Quindi il libro è questo. Dentro però appunto attraverso la biografia di Maria emerge la biografia del nostro paese ed emerge questa pagina inedita, cioè del fatto, e questa veramente inedita e va oltre le due fazioni, cioè del fatto che moltissimi di questi cosiddetti briganti in realtà sono ex garibaldini, cioè sono coloro che hanno combattuto da volontari per fare l'Italia. Quindi dentro il brigantaggio c'è un fermento ideale incredibile e che poi è stato appunto schiacciato e rimosso. E noi ce lo portiamo dentro in quanto italiani. Cioè il fatto che il nostro paese sia stato creato e fondato su un tradimento e che i briganti, i cosiddetti briganti, abbiano combattuto per vedere mantenute le promesse appunto tradite, noi questo ce lo portiamo dentro. Quindi questo aspetto qua del brigantaggio, che poi è un aspetto appunto è un aspetto non raccontato della storia del nostro paese, questa è la cosa fondamentale. E io ho creduto, mentre lavoravo a questo libro, ci credo ancora adesso, che forse 160 anni dopo forse sarebbe il caso di tornare a quel grande rimosso collettivo, vedere realmente le ragioni e le motivazioni che hanno spinto centinaia di migliaia di uomini dalla Sicilia all'Emilia Romagna a combattere contro un gigantesco tradimento di promesse di modernità e di emancipazione con cui Garibaldi aveva unito il Sud, che sono le stesse, diciamo, le parole d'ordine erano quelle francesi: libertà, fratellanza, uguaglianza. Fine del latifondo, finalmente fine del lavoro schiavistico e sostanzialmente di una struttura di lavoro di stampo medievale. Queste erano le grandi promesse. Ecco, sì. Questo è quello che, diciamo, è il contesto storico che emerge da Italiana, per la prima volta raccontato dal basso, dal punto di vista di chi perde, contesto storico che è il medesimo, anche se raccontato non in questi termini, ma è il medesimo che appunto racconta ad esempio Tommaso di Lampedusa del Gattopardo, o che racconta Nidice Re, che racconta anche Pirandello nei Vecchi e Giovani, che racconta Verga in una novella bellissima che si chiama Verità, e quindi che racconta la letteratura, alcuna letteratura di quel tempo, ma mai da questo punto di vista e mai raccontando appunto questa contraddizione, questa complessità.
ho visto che c'è una domanda, magari lancio un ultimo spunto per chiudere un attimo i punti che secondo me sono fondamentali da toccare, poi sentiamo volentieri ovviamente anche altri, così non diventa un dialogo a due. Però volevo lanciare un'ultima cosa, l'hai già accennata, però secondo me è importante riprenderlo. Il racconto è italiana, quindi già dal titolo è il racconto di una donna, è il racconto dell'unica, no, quindi di una donna particolare. Secondo me alcune cose, alcuni punti che mi hanno colpito, non, secondo me non i più importanti, però sicuramente alcuni che a me personalmente hanno colpito molto, due cose soprattutto. La prima, quanto è fondamentale all'interno di una narrazione dal punto di vista femminile il tema del corpo, per cui lei a un certo punto si ritrova durante la pubertà a dire i miei sogni di libertà sono finiti perché io adesso divento una donna fisicamente e quindi da adesso la mia vita cambia, non posso più avere quello che pensavo di avere un attimo prima perché adesso sono una donna e quindi a causa di questo fatto ci sono dei quindi che non ci sarebbero se io fossi un uomo, però dei quindi legati assolutamente al corpo. Non solo alla costruzione del genere in modo più alto, più complesso, ma proprio la questione corporea. E l'altro punto è l'idea, lei dice spesso, una frase che lei dice a un certo punto, io non mi sacrifico per niente, per nessuno. Lei vede l'edicola dedicata, adesso faccio una figura di non ricordare qual era la santa, però veramente mi dispiace, però lei dice, lei è il simbolo del sacrificio femminile, io invece non mi sacrifico. Però questo non è problematico, nel senso che nel corso della vicenda lei invece si sacrifica per la sorella, si sacrifica per il padre, si sacrifica per il marito. Mi ha colpito un personaggio così forte, un personaggio che ha il coraggio, che all'epoca non era poi così diffuso, che però che non si ribella come si ribella ad altro alle violenze del marito, per cui si ribella a violenze in realtà più lievi, sociali, ma quella del marito invece non si ribella come si ribella per il resto, poi sì, ma non nello stesso modo. Quindi in qualche modo questi sono i due punti che personalmente, ripeto, poi sono quelli che mi hanno colpito, uno un radicamento proprio al corpo e l'altro un'idea, sì, sono una donna libera, emancipata, mi ribello e non mi sacrifico, però non era così semplice e temo che non lo sia tuttora, cioè non sì. Uguale, grazie a Dio non nello stesso modo, però diventa ancora una questione piuttosto rilevante. Assolutamente, ma infatti parto dalla tua seconda suggestione, è proprio così, è la storia di una donna, di una bambina che poi appunto diventa ragazza, che poi diventa donna, che faticosamente, lentamente dentro di sé e pazientemente dentro di sé accoglie innanzitutto la domanda sul perché e se sia necessario o meno dover sopportare la vita. Questo romanzo racconta anche quello che noi italiani eravamo nel 99% dei casi in quegli anni. Voi pensate che nel 1861 il 90% degli italiani era analfabeto. La nostra società era estremamente polarizzata, più ancora di quanto lo sia oggi, che è molto polarizzata. Basta pensare per esempio all'analfabetismo funzionale che ancora c'è in Italia, che credo sia il più alto di tutti i paesi avanzati. Questo romanzo è anche, lo sapete, il nostro paese appunto non si era ancora formato a differenza degli altri stati nazione, il cui processo era cominciato a metà del 600, quindi noi non avevamo una classe media. No? Quindi appunto il 90% non sapeva leggere e scrivere. E questo romanzo è anche attraverso proprio Maria il racconto del modo faticosissimo in cui noi italiani siamo riusciti nei decenni a formare, diciamo così, una classe media, cioè una classe che si è strappata dallo stato di necessità. Maria per gran parte della sua vita appunto accoglie la domanda se sia giusto o no sottomettersi a quello che pare essere una legge ineluttabile, stando a quanto dice suo padre e anche a quanto fa sua madre. Cioè, è vero o no che non mi posso strappare dallo stato di necessità?
Ecco, lei fin da piccola però è una bambina piuttosto scandalosa nel momento in cui accetta gli inviti della sua maestra, la maestra Donati, che le infila sotto il banco alcuni libretti, riduzioni di 100 pagine dei grandi classici della letteratura. Quello è il suo primo gesto scandaloso, momento in cui comincia ad amare la lettura. Cioè, comincia a fare appunto veramente un gesto scandaloso per quel 99% di ciò che eravamo noi italiani, cioè a credere nell'esistenza di un mondo interiore, cioè quindi nella possibilità di credere che le grandi parole come futuro, progresso, felicità, amore, che suo padre dice: guarda che queste parole non possono stare nella nostra bocca, cioè nella bocca di braccianti, cioè sostanzialmente di schiavi, ma possono pronunciarle solo o i nobili o i pazzi o i moribondi. Ecco, Maria comincia a credere invece di poterle pronunciare. E quindi il suo processo è quello, innanzitutto appunto, di accogliere pazientemente la domanda su se sia necessario o no, dover sostanzialmente subire la vita. E poi a un certo punto cominciare a vedere dentro di sé quella fiammella che una volta che vediamo, capiamo che niente, nessuno potrà mai estinguerla. E da lì in poi, diciamo che la sua discesa verso se stessa, verso il richiamo di chi era destinata ad essere, verso la libertà sarà irresistibile. Ma appunto c'è un processo. E per quanto invece riguarda il corpo, quella è stata una delle, naturalmente, delle sfide più grandi per me di questo romanzo. Non è la prima volta che scrivo un romanzo con una voce femminile. Ho scritto anche Non dirmi che hai paura con una voce femminile. E una delle cose che mi fanno più piacere, adesso che il romanzo, insomma, è uscito da poco, è quando proprio delle lettrici femminili mi dicono che la voce è proprio, sai, anche i punti che citavi tu, ormai ci diamo del tu, anche i punti che ci. No, non so se va bene darsi del Sì, tu. per me va benissimo. Anche i punti che citavi tu, che naturalmente sono molto delicati, quelli in cui, per esempio, Maria appunto si sviluppa, quella in cui Maria da bambina diventa donna. Sono proprio legati al corpo, A è un certo vero, punto dice dica che se non quando. si fosse tagliata i capelli e non si fosse vestita da uomo, non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto. E che anche questo, ovviamente parliamo di un'epoca diversa, quindi nel senso, poi i diritti delle donne sono passati dal rivendicare i propri diritti, non in quanto più simili all'uomo, ma con una differenza, con una identità costruita complessa. Quindi, però all'epoca lei dice: io, che pure sono una ribelle, che pure sono una che è finita sulle montagne con un fucile, comunque ho dovuto mascolinizzarmi. Perché se no, tra i briganti non avrei potuto avere questo ruolo che ho. Sì, ma per lei, guarda, per lei quello è solo un mezzo. Sì, no, ma Lo lei è fa. lucidissima, così come quando lei dice io fingo durante i processi di essere letterata perché per me è meglio, quindi lo fa con Esatto. una lucidità assolutamente Esatto. E furbissima, tra secondo me. l'altro sfata anche un altro mito, cioè il fatto che storico, c'è cioè un'altra falsità, falso storico, cioè il fatto che i briganti fossero tutti appunto analfabeti, umili, derelitti. Non è affatto così. Non è affatto così. Tra i briganti c'erano tantissimi ex quadri dell'esercito borbonico e, come dicevo prima, tantissimi ex garibaldini. Quindi, Il altro che, marito di altro lei è che. assolutamente molto colto anche per lei. Esatto, per esempio Pietro, che addirittura ha combattuto con Pisacane, poi che era per un certo periodo il suo migliore amico, hanno fatto insieme quella spedizione folle a Sapri, in cui cercavano di unire l'Italia, hanno fatto, no, una spedizione di Garibaldi ante litteram. Quindi il miglior socialismo, quello appunto di Pisacane, quello mazziniano, no? Ecco, quelli sono parte dei briganti, quindi altro che tutti analfabeti, altro che tutti così dimenticati dalla vita. No, spesso era anche gente molto consapevole, appunto, ripeto, è stato anche proprio un movimento politico e addirittura, per usare una parola precisa del tempo, dicevo socialista, ma nel senso proprio di Mazzini, nel senso di Pisacane, cioè
Nello stesso senso in cui questa parola veniva intesa da un grande scrittore popolare del tempo che era Massimo D'Azeglio, che poi è passato alla storia come grande patriota, ma insomma è colui che ci ha lasciato in eredità questa celeberrima frase che dice: ok, adesso abbiamo messo insieme in 448 questo Stato, si tratta di fare la nazione, cioè si tratta di fare gli italiani, no? Era il compito di Alessandro Manzoni, era il compito di Ugo Foscolo, era il compito di Berchet, di Silvio Pellico. Tutti loro si richiamavano a ideali che dicevano essere socialisti, ma socialisti nel senso di essere consapevoli della necessità di creare un sentimento popolare, cioè che il sentimento del popolo e della nazione che si andava a fare dovesse, come dire, avere un sostrato che partisse dal basso. Ecco, e tutto questo c'è dentro la guerra civile fatta dal lato dei boschi e delle montagne, ma non ha mai avuto una sua dignità e adesso forse ce l'ha. C'erano altre cose che ti volevo chiedere, però mi dispiace proprio non dare la parola, perché in qualche modo apriamo il dibattito, che sennò diventa proprio pubblico. Mi pare ci fosse prima Umberto e poi Elisa, se ricordo. Marta, dai tu la parola, cioè fisicamente, nel senso aprendo. Umberto, credo che tu possa parlare. Sì, buonasera, mi sentite? Sì. Sì. Ok, buonasera, grazie per questa presentazione. Io ho avuto la possibilità di leggere il libro grazie al collegio che mi ha dato la possibilità di avere una copia, e approfitto del contesto delle domande che Matteo Quinto le stava chiedendo, perché anch'io avrei una domanda da fare, forse più una riflessione sul contesto storico, che è quello del Risorgimento. Perché leggendo il libro, leggendo la storia della brigantessa Maria, mi chiedevo se, visto che confesso che il suo libro è una delle pochissime, se non unica cosa al di fuori del libro del liceo in cui ho avuto la possibilità di leggere qualcosa del brigantaggio come fenomeno storico, ma penso come molti di noi che stanno seguendo questa presentazione, perché è qualcosa che passa forse, poi potrei, chiedo venia per eventuali sciocchezze che potrei dire, ma non è il mio campo di esperienza di studio, ma è una cosa che passa forse in secondo piano nel contesto che è quello del Risorgimento, che noi studiamo e viviamo anche tutti i giorni, considerando che da ovunque veniamo, Piazza Mazzini e Largo Vittorio Emanuele, non manca in nessuna città, la vediamo dalla parte, non so se dire dei vincitori è errato come terminologia, ma dalla parte di quelli che hanno fatto l'Italia, e noi in un certo senso, come i protagonisti del suo libro, invece coloro che ci hanno creduto e poi si sono resi conto che, come rifletteva prima Matteo insieme a lei, cambiava lo stendardo, cambiava il nome di chi si marciava, ma la sostanza non cambiava. E mi chiedevo se questa necessità di recuperare anche, cioè dalla funzione proprio anche di, lei ha parlato della rimozione storica, del rimosso collettivo di questa esperienza, se l'utilità, la finalità di un tale recupero di questa situazione, contesto storico, vicenda, sia funzionale nel senso di comprendere meglio un'epoca storica come quella del Risorgimento, oppure se, come i personaggi del suo libro hanno suggerito, anche lei ha parlato della presenza di ex garibaldini, comunque di disillusi dal sogno di recupero diciamo, di una nuova Italia, come diciamo, facendo un paragone forse un po' infelice, come l'Italia, come l'America, nel senso della possibilità delle opportunità, se non per ridimensionare una storia e ridurre nuovamente a storia qualcosa che noi viviamo forse come mito, il mito del Risorgimento, il mito dell'unità d'Italia. E quindi volevo chiedere a lei se il suo libro, in quale delle due, secondo lei, per quale è importante recuperare la memoria storica di questo fenomeno, se per comprendere meglio il fenomeno storico del Risorgimento dell'unità d'Italia, o se per cercare di riportare a fenomeno storico qualcosa che è stato poi entrato nel mito della nazione italiana, come il fenomeno del Risorgimento, cui poi sono stati anche ripresi vari temi, il tema dei Garibaldini, eccetera, eccetera, nei tempi futuri. Grazie.
grazie a te per la domanda, ma un po' tutte e due le cose, cioè avendo di fatto appunto rimosso quello che è accaduto subito dopo la fondazione del nostro paese, il processo di unificazione, quello che è accaduto è che si è cristallizzato appunto un processo di unità e lo si è portato subito alla stregua di una grande retorica nazionale, no? Avendo cancellato l'aspetto problematico di questa unità, che c'è sempre per forza in tutti i processi di unificazione, è normale che sia così, no? Il nostro paese fino a 160 anni fa era diviso in una moltitudine di stati, spesso in conflitto tra loro, moltitudine. Quindi è normale che un processo di unificazione, peraltro aiutato da potenze straniere, la Francia e l'Inghilterra per prime, e contro altre, no? Gli austriaci. Quindi un processo di unificazione di un paese, di tutti i paesi, è sempre un processo che oggi si direbbe geopolitico. Quindi un processo che implica la mappa, diciamo così, di potere, la fotografia della mappa di potere di un'area del mondo e delle alleanze, degli equilibri di quell'area del mondo in quel momento. Nel momento in cui tu rimuovi, diciamo, il contraltare, allora quello che accade, come è accaduto nel nostro paese, come è accaduto nella storia collettiva del nostro paese, è che l'unico modo per ricordare quel processo è portarlo, innalzarlo a retorica. La retorica è meravigliosa per mandare la memoria, per imparare inni, eccetera, eccetera, ma pecca di mancanza di complessità. Quello che io ho cercato di fare è semplicemente provare a fare una iniezione di complessità nel processo di unificazione del nostro paese, ma non soltanto, sai, per ragioni storiche. Io non sono uno storico, io sono uno scrittore. Non mi interessano le ragioni storiche, mi interessano più le ragioni presenti, del presente, proprio per il fatto che tutto ciò che non viene elaborato, in questo caso una guerra civile che è stata soffocata nelle ragioni 160 anni fa, ma che io sono convinto noi ci portiamo ancora dentro oggi. Cioè, il fatto che il nostro paese al suo interno, in verità, ne contiene due. E questa non è una cosa astratta. Io, Giuseppe Catuzzella, sono il frutto di questa cosa, come decine di milioni di altri italiani, ovvero sono un uomo di Milano, nato e cresciuto a Milano, quindi un uomo del nord, frutto, diciamo, però della immigrazione di due genitori da un paese all'altro, cioè dal sud al nord, come decine di migliaia di altri italiani. Dunque io sono la prova vivente del fatto che il nostro paese al suo interno ne contiene due, e al mio interno, a mia volta, in qualche modo contengo due universi, due moltitudini culturali, perché questi due paesi, come sappiamo tutti, gli italiani, sono due paesi completamente diversi, due paesi che hanno due marce completamente differenti, dal punto di vista economico, non solo, anche dal punto di vista politico e dal punto di vista addirittura sociale, no? Quindi non è stata solo, diciamo così, anzi, a me non interessava l'operazione storica, proprio perché non sono uno storico. Mi interessava un po' di più capire la mia natura di italiano e capire ciò che io intendo quando dico che mi reputo uno scrittore della faglia. Cioè, sono uno scrittore che ha, diciamo così, due nature culturali profondamente differenti al suo interno, una del nord e l'altra del sud, che sono molto diverse. E che io sento ogni tanto quasi come inconciliabili. Sono convinto che non siano inconciliabili,
ma sono convinto che per conciliarle occorre fare un passo, cioè un passo di consapevolezza sul rapporto tra questi due paesi che il nostro paese contiene, che non è ancora stato fatto. Non è ancora stato fatto. Basta pensare che il primo partito politico, no? Perché poi i fenomeni si condensano, se i partiti politici sono diventati bravissimi a condensare umori. Il primo partito politico del nostro paese si è creato, formato, condensato, cristallizzato proprio sulla divisione tra questi due paesi che contengono il nostro. Lo sapete bene, negli anni 90, quella che allora si chiamava Lega Nord, si è creata sostanzialmente sulla divisione identitaria del nord nei confronti del sud. E oggi il nemico è un altro, ma, e quindi ha aspirato a diventare un partito nazionale, ma quel suo DNA permane dentro quello che è tuttora il primo partito del nostro paese. Questo per dire che, insomma, per ripetere, che l'operazione non voleva essere tanto naturalmente un'operazione storica, ma più che altro un'operazione di così, resa di complessità della nostra natura di italiani oggi e del fatto che, come diceva Massimo D'Azeglio, io credo e un po' temo, un po' credo che davvero siamo un popolo, una nazione sempre ancora sul punto di farci. Sempre ancora da compiere. Prima di dare la parola a Elisa, se posso aggiungere una cosa per circa l'intervento di Umberto, tendenzialmente, sempre guardando la resistenza, cioè i miti servono in alcuni momenti storici per la loro semplicità. A un certo punto, però, diventano non più ideali e archetipi utili allo sviluppo di un'idea, ma diventano retorici, vuoti, ridondanti, per cui ci sono stati anni nel dopoguerra in cui non rinunciare agli ideali della resistenza, non accusare la resistenza, ma anche solo dire che magari i partigiani non erano tutti proprio degli idealisti che combattevano, ma magari tra di loro forse c'era qualche, voleva dire essere fascisti. Quando Fenoglio indica come titolo di una delle sue raccolte di racconti della guerra civile, Einaudi gli dice: tu sei matto, perché non si può dire che quella è una guerra. Dopodiché, però, a un certo punto, per decostruire un mito che è diventato semplicistico, occorre la complessità, che non è revisionismo, cioè non bisogna passare da la resistenza, tutti quelli che hanno fatto la resistenza sono degli dèi in terra, non bisogna passare a erano tutti dei, cioè bisogna problematizzare. E Certo. secondo me, uno può dire che i briganti erano tutte brave persone, hanno fatto Ma solo cose certo. belle. Però dire tra di loro significa, cioè, diceva prima giustamente, separare, cioè l'idea di dire c'erano anche tra di loro dei delusi garibaldini, non vuol dire erano tutti degli intellettuali. Certo. Però è la fase 3, cioè la fase 1 è il mito, la fase 2 è decostruire il mito, la fase 3 è l'equilibrio complesso, cioè salvare quello che mi serve di quel mito, quello che è stato positivo, unendolo a una giusta e limitata critica. Però cioè, non è una cosa, cioè, è sempre così nella storia, nel senso si crea una cosa, la si nega, la si problematizza e poi forse magari si arriva, forse, a un punto di equilibrio. Così hai detto tutto bene e la letteratura in questo percorso, in questa sintesi, la letteratura, secondo me, deve avere il suo ruolo. E ce l'ha in tutti e tre, perché crea miti come Certo, e nient'altro, ce l'ha in tutte e tre, problematizza certo. miti. Sentiamo Elisa che cosa. Buonasera, io devo dire che non ho finito di leggere il libro e sono a metà, ma sono molto felice di essere a metà perché penso di essere al punto di svolta in realtà e che sia molto interessante sentire parlare questa sera dal mio punto di vista di persona che è arrivata al momento in cui. Non abbiamo fatto spoiler No, pesanti, ma non è che ci quindi. sono spoiler, l'Italia è unita alla fine, cioè No, nel no, senso. scherzavo, scherzavo. Sulla parte storica si spera che chi ha finito le superiori sappia come va a finire, No, però. però per come io sono arrivata al momento in cui Maria si sposa e devo dire che
quindi la mia domanda riguarda più il percorso del romanzo legato al romanzo di crescita, che è un romanzo storico, perché è ancora un romanzo molto legato all'infanzia, al suo essere questa bambina ribelle che si sente un po' diversa sempre dagli altri, e che già da quando è molto piccola dice la mia vita è finita, non sono più quella di prima. Ed è una cosa che trovo molto molto bella e molto ben riuscita sinceramente, perché già è molto difficile trovare degli autori uomini che riescano a trattare bene e con la giusta delicatezza alcune fasi della crescita di una donna senza banalizzare o senza cadere nella estrema esagerazione nei confronti di questi passi. E poi io trovo che il percorso di crescita di questa bambina, che è molto intelligente, molto diversa, molto sensibile anche al mondo esterno, sia molto, molto dettagliato e visto proprio dagli occhi di quella che può essere effettivamente una persona che l'ha vissuto. Quindi da questo punto è molto ben riuscito, secondo me, questa parte del romanzo. E quello che volevo chiedere all'autore è se ci sia stata una grande ricerca dietro questa riuscita del romanzo come romanzo di crescita femminile e soprattutto legato anche a un momento dell'infanzia un po' diciamo strano, come cioè momenti dell'infanzia come quelli che ha vissuto Maria, quindi andare via di casa, andare a lavorare fin da molto giovane, vedersi separata, vedere la sua natura respinta, insomma, prima dal cioè di diversi momenti. Che tipo di ricerca ci sia stata dietro dietro questa scrittura? Intanto ti ringrazio, mi fa molto piacere quello che dici. Allora, una delle cose che appunto faccio in questo romanzo è un'altra cosa che in verità, a cui in verità non siamo molto abituati. Cioè, in questo romanzo gioco tanti giochi complicati, non mi piace quasi mai giocare giochi semplici quando scrivo i libri, mi piace un po' complicarmi la vita. Che cosa intendo? Intendo che siamo abituati a narrazioni che ci raccontano l'Ottocento, la metà dell'Ottocento, ce ne sono tante, ci sono quelle del tempo e ci sono poi i romanzi storici successivi, ma se ci facciamo caso, e poi non, insomma è anche abbastanza semplice farci caso, sono praticamente tutte narrazioni che raccontano quel mondo e il mondo dal punto di vista della nobiltà o della grande borghesia. Sono rare le narrazioni che ci raccontano quel mondo dal punto di vista dei più umili. Quello che io invece volevo fare era proprio raccontare quel mondo dal punto di vista di chi non aveva la voce. Proprio perché, come dicevo prima, il 90% di noi italiani in quegli anni erano analfabeti. Di fatto, diciamo che non avevano la voce per raccontare la propria storia. Quindi, come ho fatto? Beh, da un lato c'è ovviamente il mistero della letteratura, cioè quello che conosciamo tutti da lettori e che conoscono gli scrittori anche da scrittori. Cioè, come faccio a immedesimarmi in una storia scritta per gironi 700 anni fa e in cui mi sento all'inferno, poi in purgatorio, poi in paradiso? Come faccio? Eppure faccio. Quindi da un lato c'è proprio il puro e semplice mistero dell'immedesimazione della letteratura. E sostanzialmente si basa sul fatto che tutti evidentemente condividiamo qualcosa che va al di là dello spazio del tempo. Ma poi anche ho lavorato un po', sai, mi viene da dire, per ritagli. Cioè... ho preso delle grandi narrazioni che reputavo interessanti, ben riuscite, del tempo e sul tempo, ma di più del tempo, che appunto dicevo sono di solito narrazioni sempre da un punto di vista molto, molto alto, quindi appunto con un occhio dritto verso il mondo della nobiltà. Ma questo mondo è circondato in realtà di servitù, di umili, di silenziosi, di ombre, di dimenticati. Questi romanzi sono circondati
da queste figure. E mi sono stati molto utili, mi sono stati molto utili nelle loro descrizioni, nella descrizione della marginalità, nella descrizione del silenzio, nella descrizione della miseria, nella descrizione proprio anche geografica di quel mondo. Io sono impietoso contro il regno delle due Sicilie, descrivo il decadimento di quel regno. Da tutti i suoi punti di vista. Quindi diciamo che metodologicamente, se voglio, nella mia vita vigile, razionale e diurna, cercare un metodo, posso dire questo metodo per ritagli, diciamo così. Ma la verità poi appunto risiede in quello che dicevo all'inizio, cioè nel mistero della letteratura che accade anche in chi scrive, per cui addirittura lo può portare a farsi tramite, porta per una voce che arriva, si impossessa dello scrittore e decide di raccontare la sua storia 160 anni dopo. E lo scrittore davvero è il primo lettore della sua storia. Quindi ci sono, diciamo, tante questioni di metodo, ma poi veramente il flusso, no? Quello di cui parlava Corrad quando diceva: come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? Quel flusso lì, lui stava aspettando, aspettava il flusso, aspettava la voce. La voce è un mistero. Ecco, guardare fuori dalla finestra e lavorare non si può spiegare. Per cui a tua moglie devi dire che o guardi fuori dalla finestra o che lavori, e lei non capisce che sono la stessa cosa. Scusate, mi viene da ridere perché ho un fratellastro molto più piccolo che ha 8 anni. Quando io dico che vado a lavorare e vado di là a vedere un film perché ho studiato cinema, lui dice che vedere poi ho studiato cinema d'animazione, lui dice che vedere i cartoni animati non può essere lavorare, per cui mi viene da ridere che appunto l'idea di guardare fuori dalla finestra sia lavorare è un po' come guardare i cartoni animati per mio fratello, che secondo lui non è lavoro. No, invece seriamente volevo dire una cosa. Cioè, sicuramente Elisa ha ragione, è forte la resa immedesimativa, è anche però positivo che non sia, cioè Elisa è una bambina ribelle, sicuramente, però non è la bambina ribelle che fin da piccola è ribelle, resta ribelle e poi ha, non so come dire, c'è una, secondo me, in generale nella nostra cultura ogni tanto questa dimensione della bambina o comunque della donna ribelle in modo semplicistico, cioè che è sempre comunque ribelle, è sempre comunque forte, e invece la costruzione di un personaggio che prova, a volte riuscendo, a volte fallendo, ad essere forte e ribelle, secondo me Elisa, andando avanti a leggere, la vedrà nel rapporto che c'è tra Maria e Pietro, lì si vede proprio come essere forti e ribelli non è sempre così lineare, diciamo. E secondo me è utile un personaggio che riesce a essere fortissimo e debolissimo, così come purtroppo molte persone, cioè nella vita, essere sempre comunque forti e decisi e dignitosi non è sempre così semplice. Per cui secondo me è ben riuscita l'idea di un personaggio che appunto non è la bambina ribelle, è una bambina che prova faticosamente, e poi una ragazza e poi una donna che ci prova a essere. Non so se ci sono altri interventi, se qualcuno, perché non vedo le, cioè nessuno hanno le telecamere, cioè non so se qualcuno vuole interfaggiarsi, bisogna prenotarsi, ricordo che bisogna prenotarsi per poter intervenire, perché noi non vi vediamo, quindi non vediamo eventuali gesti. Io volevo sollevare un'ultima questione che di nuovo da tecnico un po' mi ha colpito, cioè l'utilizzo della lingua, cioè all'interno di un'operazione del genere, cioè di un'operazione che racconta una storia minore, ovviamente non per importanza, ma nel senso una storia di una persona non nobile, non colta in modo riconosciuto, una che vuole recuperare un non detto della cultura, soprattutto del sud, cioè all'interno di questo quadro che abbiamo costruito, la scelta così parca del dialetto non era scontata, nel senso che non dico di farlo in calabrese del 1800 perché avrebbe avuto, penso, anche una capacità comunicativa diversa,
però un uso, secondo me, il fatto che sia così parco, secondo me, merita una riflessione, perché immagino sia stata fatta, che, in che lingua scriverlo, che lingua dare a Maria, non mi è sembrato così scontato, perché Maria scrive in modo piuttosto contemporaneo, scrive in italiano, e probabilmente lei, per quanto non fosse letterata, probabilmente non avrebbe scritto così. Quindi la lingua è sicuramente una mediazione che viene fatta sul personaggio. Quindi certo, un'ultima riflessione magari potrebbe essere su questo. Eh sì, questo hai colto, è stato sicuramente, ecco, questo sì è stato elemento di riflessione e proprio di dosaggio quasi. C'era stato un momento in cui c'era più dialetto in questo romanzo. C'era un po' più dialetto in questo romanzo. Poi però le prime persone che lo leggevano, cioè le persone della casa editrice, eccetera, le persone che mi stanno vicino, mi dicevano che alcuni punti erano appunto un po' troppo ostici, un po' faticosi. E questa cosa, se da un lato in realtà mi piaceva, dall'altro però, quando insistevano dicendomi che proprio il risultato sarebbe stato un togliere immedesimazione, cioè proprio una non riuscita in quel senso, allora ho pensato che forse dovevo fare un passo indietro in alcuni punti, perché già avevo giocato troppi, avevo fatto un gioco molto molto difficile per tutte le questioni che abbiamo toccato prima, e andare a complicare tutto anche con una lingua che potesse risultare addirittura ostica, sicuramente per un lettore non calabrese, perlomeno, o in realtà non calabrese di quelle zone, perché poi i dialetti cambiano appunto tantissimo. No, ma poi anche di paese. Io ho fatto solo l'esame di storia della lingua, in cui c'era una parte di dialettologia lì a Pavia, però ricordo che il calabrese fosse particolarmente complesso, come situazione anche di frammentazione piuttosto ostica. Sì, infatti. Tutti i dialetti del sud in realtà sono così frammentati. E quindi ho fatto in alcuni punti un po' un passo indietro, devo dire. E quindi ho proprio lasciato il dialetto, l'ho proprio dosato anche perché ci sono due cose. Una è la mimesi, cioè rappresento per identificazione, tentando di modificare la forma su quella che è la cosa che devo rappresentare, e un'altra è l'immedesimazione, e le due confliggono. Per cui in un romanzo che gioca tantissimo sull'immedesimazione, perché se il lettore arriva a capire la complessità della posizione del garibaldino che è diventato brigante, lo può fare solo in questo romanzo, e poi uno può fare un altro. Certo. Però in questo romanzo lo può fare solo con l'immedesimazione in Maria. E se l'immedesimazione in Maria viene meno, magari la mimesi diventa eccezionale, uno scrivere un romanzo eccezionale di riproduzione mimetica però il gioco non funziona più, perché secondo me la mimesi in questo romanzo era fondamentale. L'animazione è la chiave per poter capire quei temi. Perché altrimenti... Esatto, esattamente. Sì, anche secondo me sarebbe stato conflittuale, cioè io non posso immedesimarmi in un personaggio di cui non capisco, cioè di cui fatico a capire la lingua, perché mi concentro sulla lingua e non diventa più trasparente, cioè diventa uno sforzo. Esatto. In direzione sbagliata rispetto all'economia del romanzo. Esatto, è completamente diverso da quello che per esempio fa, che ne so io, Camilleri nei suoi romanzi. Quelli sono romanzi meravigliosi, ma tanto romanzi di trama, no? E quindi lì la mimesi in realtà diventa un arricchimento. Qui si giocava un altro gioco, quindi sì, hai colto bene. Anche secondo me il quadro concordo, era la chiave doveva essere quella. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ma mi avevano detto di stare intorno a un'oretta nell'insieme, per cui mi appello a Marta come gestione dei tempi. No, assolutamente no, vi dicevo piuttosto ad Alessandro se voleva lui... Io
Ma io volevo innanzitutto complimentarmi, no? L'unica riflessione che a me viene da fare così proprio in chiusura, che vale come ringraziamento, è che mentre Catozzella parlava, mi è venuta in mente un'affermazione che avevo sentito qualche anno fa, pronunciata da Salvatore Veca, che diceva, ma durante il Novecento, soprattutto alla fine del Novecento, ci siamo forse accorti noi filosofi che la letteratura ha imparato a risolvere molti più problemi di quanti sia riuscita a risolvere la filosofia. Io che non sono filosofo e non sono neanche letterato, ho una formazione da storico, devo dire che avendo sentito questa presentazione, avendone sentita un'altra qualche mese fa, un altro romanzo semi-fictional, diciamo così, ambientato in tutt'altro contesto e con altre ambizioni, ma comunque con una fortissima componente storica e di valutazione e rivalutazione archivistica, mi viene quasi da dire che oramai, e in questo sono in disaccordo con Catozzella, ma è un complimento, forse la letteratura ha imparato a risolvere anche più problemi di quanti riesca a risolverne la storia, o quantomeno la ricerca storica. Quindi mi complimento davvero. Bisogna vedere anche quanti ne crea, però, perché ne risolve, ma ne crea anche. No, sì, cioè, se può, grazie, grazie molte, mi fa molto piacere anche per la citazione di Salvatore Veca, che è un filosofo a cui sono in realtà molto affezionato. Il mio maestro, io invece sono filosofo di formazione, mio maestro Carlosini non avrebbe mai detto quello che ha detto Veca, non avrebbe mai concesso tanto alla letteratura. E, no, in realtà questo romanzo è anche un po' una cartina di tornasole, perché appunto è vero, mi fa un sacco piacere, però come diceva Matteo, i problemi poi ne può creare, e infatti sono bersaglio da quando è uscito di insulti che mi arrivano quotidianamente, di minacce, eccetera, di qualunque tipo di cose voi possiate immaginare, che arrivano da tutte e due le parti. Un analfabeta funzionale lo vede come un neoborbonico, sì, un analfabeta funzionale lo vede come, cioè può vedere una sponda di neoborbonici molto forte all'interno, sicuramente, esatto. Perché se uno non capisce che è il punto di vista di un personaggio, di un autore che vuole dare uno dei punti di vista, dice che questo è un romanzo che fa l'elogio dei briganti, cioè sono chiari i rischi, cioè sono chiarissimi. E del resto c'è una borghesia molto milanese che ruota molto intorno al Corriere della Sera, penso al recente saggio di Dino Messina, che ha una fortissima componente ancora filorisorgimentale. Certo. Che è semplificante, molto semplificante. Il romanzo di Catozzella è veramente, da questo punto di vista, invece, una risposta davvero storico. Anche perché si può essere filo risorgimentali senza essere miopi, che però è piuttosto, cioè, è una di quelle cose complesse, così come si possono sostenere i valori della resistenza tutt'oggi senza essere completamente miopi dal punto di vista storico, però è complesso. Sì, sì. Va bene. Io vi ringrazio anche perché appunto avendo fatto oggi AstraZeneca sono un po' in difficoltà sinceramente in questo momento, per cui ti ringrazio molto per le risposte, sono state alcune riflessioni che avevo iniziato mi sono state chiarite, e magari chiediamo un'ultima volta se qualcuno vuole ancora porre una domanda, altrimenti direi che possiamo ringraziarci a vicenda e chiudere. Perfetto, va bene, grazie mille a tutti e grazie mille per la presenza e per l'attenzione, e non so se Marta devi aggiungere qualcosa. No, io volevo solo ringraziare per il vostro tempo e augurare a tutti buona serata e buona lettura per chi deve finire il libro. Arrivederci, salve. Grazie a tutti, grazie. Buona serata. Grazie.